quattro incappucciati aprono la processione che si snoda lentamente lungo le vie della città di Gubbio, ritmando i colpi della battistrangola. Durante la Settimana Santa i nostri contadini sogliono prendere parte a quasi tutte le funzioni in chiesa che ricordano la passione di Gesù. Il Venerdì Santo quasi tutti i coloni se lo riservano libero per potersi recare a Gubbio. È la giornata più triste della settimana, fa perciò una certa impressione questa folla multicolore sfoggiante gli abiti nuovi a calcarsi sul sagrato della chiesa di Santa Croce e per i vicoletti circostanti del quartiere di San Martino. I bimbi portano violette da offrire a Gesù, i genitori che hanno qualche bimbo sofferente da ammalato lo depongono per alcuni istanti sul cataletto del Cristo morto, sperando nella guarigione. Le ragazze vanno per le strade tenendosi per mano con i loro giovanotti. I bambini invece chiedono le ciambelline, piccoli dolci che infilati in gran numero in appositi bastoni sporgono appesi fuori dalle botteghe del quartiere. Sono quadri di rara bellezza e ritualità custoditi nelle pagine del volume di Franca Marinelli Rosati, Folklore contadino nella campagna di Gubbio, racconti a cui vale la pena rivolgersi riscoprendo le tradizioni che furono di fronte a quelle odierne che si vedono venir meno a causa dell'emergenza sanitaria. Anche quest'anno infatti non sarà possibile svolgere la processione del Cristo morto a Gubbio, uno dei momenti di devozione più importanti e suggestivi per la città. Dalle pagine della professoressa Marinelli, frutto di una sua personale ricerca nei primi anni 60, riemergono usi e abitudini di un tempo ormai lontano che non può non rievocare la bellezza ed il sentimento di un rito di cui oggi più che mai se ne avverte la mancanza. Sempre negli anni 60, l'egubino Giuseppe Giovannini, storico commentatore della Festa dei Ceri, registrava la processione del Venerdì Santo attraverso il Geloso, lo storico registratore a bobina. In Gubbio la processione del Venerdì Santo ripete le sue origini nei secoli e continua una tradizione che non ha conosciuto soste e allentamento di fervore. Confermano questa attestazione i vari documenti, manoscritti che si conservano in Santa Croce, tra i quali uno colpisce la nostra attenzione non tanto per la data 1600 o anche antecedente, o per la diligente scrittura dell'ignoto cronista, quanto per le indicazioni storiche che ci vengono fornite circa lo svolgimento della processione stessa. Domani dunque non si terrà la tradizionale processione. L'unico rituale previsto è quello dell'unzione delle piaghe di Gesù, consuetudine che risale agli inizi del XX secolo e che è stata ripristinata dalla confraternita di Santa Croce della Foce alla fine degli anni 2000, rito che verrà trasmesso in diretta da TRG alle ore 17.30 dalla chiesa di San Domenico. La celebrazione sarà presieduta dal vescovo Luciano Paolucci Bedini, che reciterà l'antica preghiera delle cinque piaghe con il coro delle pie donne che accompagna l'unzione con i canti della Passione. La speranza è che per il 2022, anche in vista della conclusione dei lavori della Chiesa di Santa Croce della Foce, finanziati per oltre 2 milioni dal Ministero delle Infrastrutture, si torni con rinnovata devozione a celebrare uno dei rituali più importanti per la comunità e diocesi ogubina.